perché importare e quindi metta in risalto la qualità? Primo, perché là fuori ci sono migliaia di libri e il lettore è già confuso dall'editoria tradizionale, dove non sa da che parte girarsi. Se ci mettiamo di fianco un editore che produce altrettanti libri, il povero lettore, parlo del lettore forte, quello che vuole leggere solo un libro, dove la sbatte la testa? Dove va a cercare un buon libro? O si affida alle pile che ci sono accumulate nelle librerie e prende quello della pila più alta, o ha bisogno di qualcuno che lo consigli. A volte ce l'ha, a volte no. Nel self-publishing non c'è nessuno, allo stato attuale, riconosciuto come consigliere ufficiale. Ho avuto la faccia tosta di dire... Il coraggio, la faccia tosta di dire lo faccio io insieme a chi vorrà darmi una mano. Perché purtroppo sul panorama del self-publishing ci sono autori come questi. Adesso che probabilmente noi tutti qui andremo a compreremo il quadro dipinto dal maialino e andremo al concerto del Topolino con il banjo. Però se non lo sai che è dipinto dal maialino, io vi sfido a comprare il libro scritto da Francesca. Allora ve lo leggo perché si legge male probabilmente. Questo è uno screenshot vero che ho fatto io nel 2012 per un articolo che stavo mettendo sul mio blog. Questo per dire che purtroppo il panorama del self-publishing offre delle Francesche. Non offre il cagnolino che scrive al computer, e se lo offrisse probabilmente qualcuno lo leggerebbe e il risultato potrebbe essere anche meglio di quello di Francesca, ma ci sono delle Francesche. E il lettore, quindi ho messo una frase, anche questa è una frase vera, adesso vi spiego come l'ho ottenuta, il lettore, quello forte, quello che non ha... Perché, diciamocelo, tra scrittori ci si spalleggia sempre un po', ci si legge sempre un po' più volentieri. Il lettore puro, quello che non gli passa neanche per l'anticamera del cervello di scrivere, ma che gli piace leggere e basta, vuole leggere delle cose buone, e se incappa in un libro scritto da Francesca autopubblicato, un altro libro autopubblicato, non lo compra neanche se gli puntate la pistola alla testa. E ha ragione,